benvenuti a questa nuova puntata qui su Mag Motori and Game. Siamo sempre qui sul circuito cittadino di Poggio Renatico per Campionato Italiano Circuiti Italiani e anche oggi vi porto il secondo Vips della giornata e vi lascio presentare a lui stesso, questo campioncino qua che non è solo un campione di kart ma è soprattutto un campione di auto. Ciao a tutti, sono Alessio Zanotti e sono qui con voi io oggi. Di dove sei Alessio? Io abito qui a Poggio, proprio sono locale, di Poggio Renatico, sono qui proprio del paese. Quindi quando dico che la terra di Poggio Renatico è la terra dei piloti, c'è un motivo. E dove corri adesso? Io adesso faccio campionato italiano con Maranello Kart e corro ufficiale con loro e sono salito dalla gara di Muro Leccese proprio la settimana scorsa, quindi è una cosa fresca fresca. Esatto. Mi è portato a casa un buon terzo posto in gara 1 e un settimo posto in gara 2 con un po' di sfortune, però l'importante era fare punti, quindi diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto. Tu hai corso anche nel GT? Io ho corso un po' di GT, un po' anche da rete in GT e adesso però mi sono dedicato soltanto ai kart per motivi anche di lavoro miei e così insomma. Comunque ricordiamo che è corso con una certa macchina Lamborghini, una macchina che possono guidare tutti diciamo, è una cosa così. Esatto. E, sul mio canale, come ho detto anche al pilota di ieri, il bombardamento da parte di giovani piloti oppure gente che vuole iniziare a correre kart o altro, che consigli puoi dare per iniziare la carriera? Per iniziare sarebbe l'ideale secondo me, per non andare a spendere cifre esorbitanti, affidarsi a un team serio e soprattutto onesto, e almeno così se riesci ad allineare tutto sia a livello di materiale che esperienza magari anche di altri piloti che sono con te sulla tenda. Ed è una cosa che ai ragazzini, ai ragazzi, ai bambini che iniziano, almeno per i primi momenti, è una cosa che gli aiuta veramente tanto. L'età quella che sarebbe giusta, se ideale l'età diciamo? L'età ideale, naturalmente, prima ci vai meglio è, perché naturalmente il go-kart è così, devi fare tanto allenamento. Però i 7-8 anni secondo me potrebbe essere l'età ideale per iniziare a fare questo tipo di sport. Adesso dove ti possiamo trovare nelle prossime gare, se ti vogliamo vedere? Prossime gare sicuramente, io sono a Val di Brata a fine agosto e a Castel Branduzzo a settembre come italiano e poi le garettine regionali che comunque sono Pomposa per allenamento, Jesolo, vado giù a metà giugno per fare un po' di allenamento anche io. Avete sentito anche questo campione come che vi ha dato anche il suo consiglio per iniziare, che più o meno è lo stesso di quello che vi abbiamo detto ieri, perché non c'è altra maniera per iniziare questo sport, perché purtroppo non è il caso, non è che ti puoi mettere una palla e vai avanti, è un po' più impegnativo ma non è possibile, basta solo crederci e avere voglia in quello che si fa, perché in questo sport c'è anche molto sacrificio. C'è tanto sacrificio, tantissimo, perché quando i tuoi amici vanno fuori la sera tu vai a letto e attività fisica oltre il go-kart, come può essere la bicicletta, la palestra, la corsa, aiuta veramente tanto. Quindi a sopportare un ritmo di gara come un italiano, che sono comunque 3 giorni di gara e lo senti, è faticoso. Il tuo tipo di allenamento che fai di solito? Io faccio tanta bicicletta, tantissima okay. Bicicletta, corro a piedi e un po' di pesi in palestra, perché comunque il tuo corpo deve abituarsi a uno stress anche a livello proprio come peso. E l'alimentazione, mangiare bene non è facile, ma comunque bisogna impegnarsi e mangiare veramente bene. Non come faccio io, quindi però non guardate, c'ho la maglia nera qui. Detto questo ragazzi, direi che abbiamo detto tutto. Vi saluto dalla pista del Gran Premio di Poggio Renatico. Continuate a seguirci, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un bel iscriviti al canale. E questo è solo l'inizio di tanti altri video che vi porteranno avanti tutto l'anno. Ciao!